13 mesi in cammino, 12 nazioni attraversate, 9600 km percorsi. Sono questi i numeri dell'avventura straordinaria di Dani Walks Europe, il lungo cammino di Daniele Grassetti in giro per l'Europa. Un'esperienza straordinaria sia a livello personale, ma anche per il significato che hai voluto portare in questa avventura. Sì, è stato un cammino lungo, ideato per sensibilizzare al tema della salute mentale. È un'idea che mi è venuta dopo il lockdown. E per me già passare il tempo guardando le mappe e studiando un percorso già di fantasia, che poi dopo è diventato un percorso reale, è stato di grande utilità, e poi mettermi in cammino è veramente un gran modo per ricentrarsi. Immagino centinaia di persone incontrate sul tuo cammino. Come si approcciavano a questa tua avventura particolare? Allora, sì, tantissime persone. Già quando vedevano lo zaino, perché comunque nello zaino avevo delle scritte, mi fermavano. Poi si è toccata una bandierina dell'Italia, quindi in qualche paese mi fermavano di continuo. E quando raccontavo il progetto rimanevano sempre abbastanza stupiti, anche in Spagna, no, dove sono abituati a camminare, ma fanno il cammino di Santiago, che comunque non è neanche un decimo dei 10.000 km che ho fatto. E quindi lo stupore c'era, però persone super accoglienti sempre. 13 mesi in cammino vuol dire anche aver attraversato 4 stagioni, quindi tutte le condizioni climatiche, gli imprevisti del caso. Sì, in realtà l'ho organizzata per non essere troppo estremo, visto che era la mia prima esperienza di cammino lungo. Quindi sono stato al freddo solo verso settembre-ottobre, perché dovevo attraversare i Monti Tatra tra Slovacchia e Polonia, e lì sì, ho preso anche la neve. Poi dopo però da novembre mi sono spostato in Spagna, e quindi temperature miti. Diciamo che più o meno sono rimasto sempre su temperature miti, a parte il gran caldone d'inizio e questa breve parentesi d'inverno. Tu prima di questo cammino sei stato sempre comunque, diciamo, un viaggiatore. C'è un luogo che ti ha sorpreso in modo particolare? Sì, la Slovacchia è molto bella, quindi ci sono tantissimi monti, parchi nazionali, ed è molto comoda da camminare. E poi in Spagna ero stato diverse volte, ma alcune parti non le avevo viste e mi hanno sorpreso. La regione di Murcia, ad esempio, molto bella. Sì, sì. Poi dopo ce ne sarebbero altre. La Val d'Aosta, ragazzi, la Val d'Aosta. Sono tutti in Trentino, ma la Val d'Aosta è bellissima. In 13 mesi un momento di sconforto, di ripensamento è mai capitato, di difficoltà da dire non ce la faccio più? Allora, nelle singole tappe poteva capitare che ero tanto stanco e non vedevo l'ora di arrivare a destinazione, però la mia fortuna è stata che ho fatto sempre le cose senza pensarci, senza ragionare, quindi giorno per giorno andavo avanti. L'unico momento in cui ero stanco e volevo arrivare alla fine è stato l'ultimo mese. Probabilmente quando vedi il traguardo, poi dopo ti fai un po' sedurre dal riposo, e quello è stato l'unico momento. Quando è tornato il caldo a giugno facevo fatica, sì. Magari qualcuno si chiede anche come hai sostenuto anche economicamente tutto questo percorso. Sì, allora, la prima fase, ho detto prima, è stata progettare su mappa. La seconda fase è stata quella di trovare un altro lavoro per un anno e mezzo, e quindi ho risparmiato un po' di soldi. E poi dopo, attraverso il crowdfunding che ho fatto per finanziare una cooperativa sociale, la cooperativa Alfa di Pesaro, che si occupa di persone con fragilità mentale, diciamo che parte di questo crowdfunding sosteneva anche le mie spese. Ma in realtà poi dopo, per star via così tanto, ci si abitua a viaggiare low cost, e i costi si riducono tantissimo con l'esperienza. Che cos'è, diciamo, lo stato d'animo, il sentimento che ti lascia soprattutto questa esperienza? Ancora lo stato d'animo non lo so. Ho avuto un momento in cui ci ripensavo tornando a casa, e sicuramente sono contento, cioè sono contento di aver vissuto questa esperienza, che seppur dura comunque penso sia stata formativa, ecco. Abbiamo detto 9600 km, mancano gli ultimi 400, quindi il viaggio non è finito e finisce in casa, diciamo. Sì, li ho tenuti apposta per completare qua nella provincia, perché comunque ci sono parecchie persone che mi seguono da fuori, quindi da altri stati, e avevo tanto piacere di fargli vedere i posti belli che abbiamo anche qui, perché ne abbiamo. Quindi si completerà a settembre, che adesso facciamo passare l'estate, ma a settembre qua nel territorio.
Tutto questo camminare ti ha dato da pensare che rimarrà un'esperienza irripetibile o ti suggerisce un'altra avventura? Mi suggerisce un'altra avventura, sicuramente. Sto pensando se cambiare mezzo o cambiare tipo di percorso, quindi farlo più montano ma più corto. Adesso ci ragionerò.